ok, mi presento. Io mi chiamo Debrafis. Che lavoro faccio? Beh, modestamente, da oltre 60 anni faccio il modello. Nel momento in cui la cellula decide di dare vita ad un'altra cellula, deve copiare tutto quel grandissimo librone dall'inizio alla fine. Praticamente, se diventi un pericolo per la comunità e se ti ritengono irrecuperabile, ti arriva un bel messaggino con la scritta: è stato un piacere averti con noi, ma è ora che tu ti ammazzi. Immaginate se al posto della mano ci fosse un altro organo, un'altra parte del corpo, ma non un organo qualsiasi. Ebbene sì, il cuore. Niente, stesso risultato. Effettivamente questo esperimento lo potremo compiere in qualsiasi punto del mondo, oggi, domani, fra 100 anni. Ma le leggi fisiche che ci dicono come uscire da questa molla sono sempre le stesse. Ma è di caos che stiamo parlando, per la precisione di sistemi caotici. Quanti di voi hanno sentito parlare del butterfly effect, effetto farfalla, in libri, film, tante volte? Ma quanti di voi sanno che l'effetto farfalla è stato scaturito da un sistema di tre equazioni differenziali, detto attrattore di Lorentz? Qua l'attestato che ti dà il diritto ad accedere alla finale nazionale l'8 maggio a Milano. Di formazione sono ingegnere, ma sono molto curioso, quindi inizialmente ho parlato di dopamina e come la dopamina riveste anche un ruolo un po' demonico nelle nostre vite. E il secondo speech invece ho parlato di caos e amore. In qualche modo come il caos può determinare tutti gli aspetti della nostra vita, persino chi amiamo e chi baciamo a fine giornata. In teoria sono un ingegnere gestionale, ma mi appassionano argomenti come matematica, fisica e comunicazione. Per questo sono qui oggi, ho parlato di come a volte la matematica può semplificarci la vita e ho parlato anche del concetto di simmetria, che è bello, ma per fortuna a volte si rompe.